un'idea che ci è venuta per caso. La prima è il primo lavoro che abbiamo fatto di una certa rilevanza. L'idea è partita da fare un modulare in forma di baita, perché la Lego non ne ha praticamente fatti, o perlomeno non come piacerebbe a noi. Dalla baita, volendola decorare abbastanza, volendola abbellire, volendola arricchire con dei particolari interni, abbiamo cominciato a metterci un po' troppa roba, e da un piano originale sono diventati 2,5, poi da un suggerimento c'è stata fatta anche la cantina sotto, è nata la montagna, e poi è nata l'idea di metterci proprio dei ponti per raggiungerla e creare una sorta di ambiente proprio isolato dal quale, se non per i ponti, non si riusciva ad arrivare, un po' per avere una specie di nido per ritirarsi nella nostra vecchiaia, io e mia moglie. Faccio vedere gli interni? Allora, mezzo tetto, camera da letto, cessetto, con la doccetta, una lavatrice, termosifone, poca roba, il letto è un po' stretto, ci si sta in 1,5, ma molto stretti, magari si riesce comunque. Foro per la scala per arrivare al primo piano, dove c'è una sorta di salotto e cucina, un po' di arredamento molto grezzo, perché come dicevo è stato il primo esperimento che ho fatto e non ho tanto idea neanche di come migliorarlo. Purtroppo lo sappiamo tutti, il tempo è tiranno. Il primo piano, che ha un disimpegno per entrare e pulirsi gli scalponi della malta della montagna, un caminetto, l'accesso alla legna, c'è una porticina qua, non so se e come si veda, ma da qui si dovrebbe poter accedere, nella mia fantasia malata, alla legna esterna, e poi si può accedere alla cantina, ma non riuscivo a fare il foro nel pavimento e ho ideato la scala esterna che tramite una porticina porta alla cantina vera e propria, che sarebbe qua sotto. Questo mi è utile anche per trasportare la montagna, perché altrimenti non saprei come prenderla. La parte inferiore ha una piccola tavernetta, un corridoio con la porta d'ingresso che si congiunge, se riesco con lui a prenderla, eccola qua, esatto, si congiunge alla scaletta, è l'unica finestrella che dà sul foro qua anteriore alla montagna, l'unico forellino anteriore che dà un po' l'accesso a un punto luce, ecco. Piccolo scantinato dal quale è possibile anche accedere tramite una botola a una caverna, come una via di fuga. La cantina viene su, sotto c'è la struttura della montagna per poterla prendere, esatto, portare a spasso, e dalla cavernetta si può uscire da uno sfogo laterale dal quale si potrebbe accedere o a un bosco o a un laghetto a seconda di come continua il progetto, che sulla carta c'è. Finché non riesco a continuarlo come tempo e come pezzi che non mi arrivano, mi sa che rimarrà così. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie a voi.